Sindaco Francesco Miglio, stasera l'amministrazione comunale di San Severo ha promosso un interessante incontro per parlare di infrastrutture e gap infrastrutturali tra nord e sud. Ospiti di eccezione, che cosa è emerso? Sì, sono emerse una serie di attenzioni che ci stanno verso il Mezzogiorno d'Italia. È emerso anche una incapacità dei governi, soprattutto territoriali, a spendere spesso i finanziamenti. Il 34% per legge è destinato alle regioni del sud, e è emerso che deve andare bene se spendono il 20%. Quindi questo ci deve spingere a fare una riflessione, a partire dal gruppo dirigente territoriale, ad essere concreti e a preparare i progetti, perché poi alla fine noi tardiamo, arriviamo in ritardo rispetto agli appuntamenti, perché non siamo pronti con i progetti immediatamente cantierabili. Questa è la sfida che abbiamo davanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ci sono anche delle opportunità di finanziamento per la progettazione che dobbiamo necessariamente cogliere. Nel corso del mio intervento ho evidenziato questa esigenza e ho lanciato anche al sottosegretario Margiotta e al professor Catalano alcuni spunti di cose importanti per il nostro territorio, legate al rilancio dello scalo ferroviario, legato alla ciclopedonalità che sta partendo nel nostro territorio, legato anche a un utilizzo ciclopedonale della tratta di ferrovia dismessa tra San Severo e il Gargano. Ho visto che i nostri interlocutori hanno recepito queste sollecitazioni del territorio, ci siamo detti disponibili a lavorare subito anche per un recupero, ad esempio, dell'ex area dello scalo merci della stazione ferroviaria, che può diventare un importante centro di scambio intermodale, cioè alcune idee concrete, poche, su cui abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare insieme ai tavoli istituzionali con i livelli superiori, che devo dire in questi frangenti ci stanno destinando attenzione. Di questo mobilità sostenibile, che ruolo può avere San Severo incapitanata nell'Alto Tavoliere? Sì, San Severo innanzitutto nella via Francigena. Io con Lucera e il Gargano sono che collega Lucera alla città al territorio del Gargano, passando per San Severo, tutta la ciclopedonalità. Ho detto che ci sono una serie di interventi, 1,2 milioni partirà presto e prossimamente uno da 800, quindi 2 milioni di euro di percorsi ciclopedonali nel centro urbano, che vanno collegati agli interventi di rigenerazione urbana, dove anche lì abbiamo previsto dei percorsi ciclopedonali, e l'aspirazione è collegarsi appunto ai circuiti ciclopedonali nazionali Bicitalia. Quello è la nostra aspirazione, per inserire appunto il nostro territorio in un contesto nazionale di ciclopedonalità.